Se il presidente del consiglio comunale dichiara che lui rappresenta l'amministrazione in sede di manifestazione, perché l'orientamento della manifestazione è a tutela di una categoria, e lui nello specifico con la fascia tricolore rappresenta la volontà dell'amministrazione, segretario, faccio voto a lei che il presidente del consiglio comunale non può rappresentare posizioni di parte né della maggioranza né dell'opposizione, perché deve salvaguardare, come spesso mi chiamavo anche dall'ufficio della funzione pubblica, il principio di terzietà e di garanzia. Dopodiché io non ho niente di personale con nessuno, tranne degli sgarbi gratuiti rispetto alla politica, un'altra cosa rispetto al fatto che non si fa trovare al momento del confronto, del dibattito, cioè queste altre cose sono scortesie, insomma, che non sono dettate da regole politiche, sono che attengono i profili personali di ognuno. Perciò non c'entra niente del bisogno di fatto. Per cui, nel momento in cui il Presidente del Consiglio Comunale, nell'esercizio della funzione, garantisce in maniera in qualche modo equamente redistribuita i principi e la salvaguardia di tutti i consigli comunali, anche nella composizione dell'ordine del giorno, io perché dovrei avercela con chiunque ricopre il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale? Se il Presidente del Consiglio Comunale, anche nella composizione dell'ordine del giorno o nell'attesa dei consiglieri comunali assenti, privilegia quelli di maggioranza e non si preoccupa di aspettare quelli di minoranza, a meno che c'è una condivisione civile che possa. Si prevede i consiglieri comunali che per motivi diversi non riescono ad intervenire al consiglio comunale di comunicarlo preventivamente. Quindi c'è un rapporto che permette di salvaguardare i principi di partecipazione, di democrazia, perché è brutto leggere le convocazioni di consiglio comunale così, anche perché l'ho richiamato in una nota, qua non sono manco stato rispondito. Il punto qual è? Che nella pubblica amministrazione, questo va vale fino al Senato, alla Camera, oltre alle regole e leggi, c'è la prassi, e se per prassi consolidata, come è successo oggi, si attende un tempo congruo per favorire che tutti i consiglieri comunali che hanno deciso di raggiungere il consiglio comunale vi partecipino, quella prassi diventa legge, e chi non la salvaguarda, sfavorendo una parte politica, omette al ruolo di terzietà di garanzia al quale è chiamato.